Transformers, robots in the sky. Bye, Steve. L'amore! Ciao a tutti, sono Gianni di Autorobo.it, la community italiana di Transformers su Facebook. Abbiamo già parlato in altri video di Jetfire, da noi Aquila, un personaggio che nella Generation 1 non aveva un vero e proprio giocattolo che rispecchiasse il cartoon, poiché sappiamo che il cartoon nasce dopo i giocattoli preesistenti ed il giocattolo ufficiale Generation 1 di Jetfire era una ricolorazione della Valkyrie Takatoku Macross. Questo video va ad essere complementare al video da poco fatto sull'ultimo uscito Masterpiece MP57 dedicato appunto a Skyfire. Ma ci tenevo a fare questo video a parte per omaggiare questo legame che c'è da sempre appunto tra il personaggio di Jetfire e Macross. Andiamo a vedere subito la modalità alternativa. Come vedete, il componente sulla sommità, questi due componenti rossi, vengono anche citati nel nuovo Masterpiece, come abbiamo già visto nell'altra video recensione. Così come abbiamo visto una modalità Gear Walk, che non è una forzatura ma è proprio voluta, in quanto abbiamo i piedi nella zona degli stinchi che vanno ad allungarsi per agevolare la posizione, e ci sono anche le gambe che si piegano proprio in stile Gear Walk, quindi è una modalità voluta e non forzata. Ed ora andremo a vedere nel dettaglio come da robot G1 Accurate vada a trasformarsi in modo abbastanza semplice ed immediato in questa configurazione Macross. E andremo a vedere anche qualche altro modello sempre ufficiale che omaggia questa modalità. Andiamo di là a parlarne. Vado brevemente a ribadire ed ampliare il giudizio su questo atteso Masterpiece. Abbiamo già detto che in modalità alternativa ha una brutta fessura sulla parte anteriore e quello resta un difetto oggettivo che, come detto, si va a perdere nella marea di gimmick e sensazione generale di accuratezza che abbiamo nell'alt mode. Abbiamo la seconda modalità, come detto, Gear Walk, che è tutt'altro che buttata lì, è assolutamente voluta, con delle parti di trasformazione dedicate a questa modalità, e quindi è un grande merito, comunque è qualcosa che scalda il cuore, questa grande citazione. Abbiamo detto trasformazione nel complesso davvero molto divertente e fluida, tranne nella parte qui del backpack, dove in un paio di passaggi bisogna fare un po' più di forza in una parte e bisogna avere un po' di pazienza nell'altra, ma alla fine tutto va a posto. Però resta comunque un piccolo difetto che va segnalato in fase di trasformazione. Per quanto riguarda il robot, se facciamo ovviamente il confronto con il Fast Toys, quello è, al di là dei gusti personali, un modello più pesante, con materiali più corposi, e questo c'è. Per il resto l'estetica va a gusti, questo ha delle proporzioni ed un'estetica super show accurate che può piacere, così come può piacere il Fast Toys, che è meno G1 accurate, però può piacere per altre cose. Però al di là del confronto con il Fast Toys, se restiamo nella linea Masterpiece,
Questo è un prodotto sicuramente non ai massimi livelli, non posso dire che sia il miglior masterpiece prodotto, però sicuramente è uno dei migliori masterpiece prodotti e sicuramente è uno dei migliori Transformers della storia ufficiali. Quindi accantoniamo la doverosa valutazione tecnica, dove cerco di essere, come vi dico sempre, il più oggettivo e distaccato possibile per darvi una chiara idea del prodotto, poiché, ripeto, nel complesso mi sono davvero divertito. Era da molto tempo che non mi divertivo così con un Transformers, soprattutto di questa stazza e soprattutto ufficiale. Quindi voltiamo pagina e torniamo a divertirci e andiamo a trasformarlo in questa modalità Macross Valkyrie. Ovviamente il tutto accompagnato dalla solita nostra birretta che andiamo a sorseggiare e andiamo di là a giocare. E dunque minimo sforzo, massima resa. Sinceramente sono queste le trasformazioni che vorrei vedere di più su due masterpiece, cioè meno passaggi, più ispirati e più divertenti, così ti viene voglia anche di trasformarli altre volte anziché dover tutte le volte chiedere un giorno di permesso. Quindi abbiamo semplicemente inserito la mascherina facciale, che è con un magnete. Non è un magnete molto potente, però si innesta con un magnete, sicuramente una chicca. Abbiamo qua inserito il pannello opzionale neutro. In opzione abbiamo visto che abbiamo sia quello con il simbolo Autobot, sia quello con il simbolo Decepticon. Abbiamo allungato le ali, ma soprattutto la chicca apprezzabile è che il componente sulla schiena si va a separare in due, proprio per citare i due componenti visti nella Generation 1. Resta antipatica questa fessura che si forma piegando le ginocchia, ma abbiamo già detto che è funzionale alla modalità Gear Walk e quindi personalmente gliela lascio passare ampiamente. Qui con l'immancabile ottimo Chogokin dedicato alla versione Roy Fokker Capoteschio. Questo Chogokin sembra piccolo, ma non è piccolino lui, è semplicemente questo che è un bestione da circa 35 cm, ma lui assolutamente non è piccolino. Qui il nostro immancabile Siege Commander Class, che lo dirò ogni volta, per me è il miglior Generations di tutti i tempi, dal 2006 fino ad oggi. Tra l'altro alla chicca del simbolo, che premendo va a ribaltarsi e diventa Decepticon, come potete vedere. E anche lui ha gli accessori per diventare un bel Valkyrie Macross e andiamo subito a vederlo. Abbiamo questo componente pettorale con schema cromatico G1 Style,
Sollevando questo pannello abbiamo all'interno la classica mascherina ed ora andiamo ad innestare il tutto. Ed ecco un bel trio macro style pronto per la battaglia. Come altri modelli ufficiali con citazioni macros, doveroso citare il Classics Voyager del 2006 ed il Trilling 30 2013 Leader Class, dei quali ci andiamo a guardare qualche foto dalle nostre gallerie di autorobot.it. Con questa inquadratura chiudo questa flash video recensione e spero vi siate un po' emozionati insieme a me. Vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un bel like. Vi ringrazio tutti, vi saluto e ricordiamo che la fantasia nutre e rende l'anima eternamente giovane.